Io ho preparato alcune diapositive che illustrano un po' il lavoro che fa il mio servizio all'interno della regione. Io lavoro con il servizio di difesa del suolo e quindi vorrei un po' un attimino brevemente evidenziare di cosa appunto ci occupiamo. Dopodiché vorrei parlare un attimino del PAI, no? In maniera un po' più approfondita e dettagliata, e infine spiegare un po' qual è stato, no, il nostro coinvolgimento con il comune di Pordenone. Allora, beh, sappiamo che col DLGS appunto del 165 del 2001 gran parte, diciamo, dei beni demaniali passano dallo Stato alla Regione, per cui il servizio, un tempo si chiamava servizio idraulica, ora servizio difesa del suolo perché è stato scorporato nella sua anima, diciamo, tutela delle acque e dal difesa del suolo, si occupa di tutta una serie di problematiche che sono appunto il servizio di vigilanza e guardia, la programmazione degli interventi, ok? La progettazione, l'affidamento, la realizzazione di lavori ad hoc e manutenzione sulla rete di propria competenza, perché sapete ci sono anche i consorzi di bonifica, adempimenti sulle dighe, i progetti di gestione degli invasi, pareri di competenza per le demanializzazioni. In grassetto ho inserito l'accordo di programma col Ministero dell'Ambiente del 2011 per la riduzione del rischio idrogeologico, ovvero un accordo che lo Stato ha fatto con ogni singola regione, nel quale appunto vengono indicati degli interventi da fare all'interno delle regioni. Lo Stato partecipa con dei finanziamenti, per la nostra regione sono in programma 32 opere. Lo Stato mette sul tavolo 26 milioni di euro, la Regione 6 milioni di euro. Altri sono gli adempimenti relativi alle concessioni per appunto l'estrazione di materiali liquidi e corsi d'acqua, le autorizzazioni idrauliche, la pulizia idraulica, il servizio di piena, con intervento come no, descritto dai vari regi decreti, il rilevamento dei dati idrologici, idrometrici e mareografici, infine la pianificazione idrogeologica, che è sostanzialmente la corredazione dei piani di bacino di interesse regionale, interregionale e nazionale, inclusa la programmazione degli interventi. In particolare per piani di bacino, come servizio noi trattiamo i piani di assetto idrogeologico, che l'ingegner Baruffi ha spiegato poc'anzi molto bene, e i piani stralcio della sicurezza idraulica. Spendo due parole su questo accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente. Diciamo che abbiamo tutta una serie di interventi che interessano il bacino dell'Ivenza, del fiume Livenza. Una certa parte cade all'interno della nostra regione e un sottoinsieme di questi interventi ricade all'interno del comune di Pordenone. Questi progetti definitivi sono praticamente ormai in fase di redazione, sono ultimati, e la pubblicazione di bandi gara per la maggior parte di essi è già avvenuta entro il termine del 31 dicembre 2014. Dare una panoramica di questi interventi, abbiamo diaframmature degli argini e sistemazione di impianti di sollevamento a San Cassiano di Bruniera, un potenziamento di impianto di sollevamento presso Paressine di parte di Pordenone, ovviamente si riferiscono agli interventi dell'anno scorso. Quest'anno c'è un'altra serie di interventi, no, che non ho evidenziato nelle slide. Poi abbiamo la tratta di Caneva, dove si ha una manutenzione del meschio, più di sistemazione di difese spondali. A Sacile abbiamo una sistemazione di difese spondali, tratta di Pasiano, diaframmatura, manutenzione chiavica e anche lì sistemazione di difese spondali con scogliere. Valle Noncello di Pordenone, abbiamo il potenziamento di tre impianti di sollevamento. Tra il comune di Pordenone e quello di Alzano Decimo, la manutenzione dell'alveo del Meduna, più rii minori, e la sopraelevazione di un tratto della SR 251.
Infine al Fiume Veneto la realizzazione di tratti arginali. Passiamo adesso alla pianificazione di bacino. Come già detto appunto dal ingegnere Baruffi, abbiamo questo piano stralcio per la sicurezza idraulica del sottobacino Salina Meduna, diventato DPCM nel 2006. Abbiamo nel 2011 con DPCM l'approvazione del PAI di Venza e col comitato tecnico del 9 novembre del 2012 l'adozione del progetto di prima variante sempre del PAI di Venza. Perché questa variante? Perché, come è stato detto precedentemente, con questa nuova versione del PAI di Venza rispetto alla precedente sono state introdotte le zone di attenzione, tipo 100-150 frane, perché il PAI si occupa anche delle problematiche geologiche e barrandive, e in più appunto è stata fatta un'omogeneizzazione della normativa. Importante, che cosa che dobbiamo fare, che la Regione deve fare quest'anno e anche a breve, convocare la conferenza programmatica, perché le misure di salvaguardia del PAI di Venza scadranno nel novembre del 2012, perché valgono 3 anni. Quindi noi nel giro di pochi mesi manderemo una lettera a tutti i comuni, province e enti interessati, per cui convocheremo questa conferenza programmatica dove chiederemo a tutti, no? A tutti i portatori di interesse, la presentazione di eventuali osservazioni, no? al PAI stesso, che verranno poi discusse una volta istruite in conferenza programmatica, dove appunto si approverà, diciamo, il piano per poi portarlo in comitato tecnico giù a Venezia, in autorità di bacino. Infine, un altro importante strumento di pianificazione, come diceva appunto Gian Baruffa, è la direttiva alluvioni, che deve essere pronta, il piano di gestione deve essere pronto per il dicembre 2015, però entro la fine di quest'anno. Ho evidenziato appunto questa serie di interventi con la pianificazione perché purtroppo dobbiamo, sono il primo a dirlo, non sempre c'è una coerenza tra gli interventi e la pianificazione, un po' per motivi, diciamo, pur burocratici, un po' per motivi anche di mentalità, per cui è importante che tutti gli interventi sul territorio abbiano anche una certa coerenza con la pianificazione, e purtroppo non sempre per vari motivi non riusciamo a averla. Il ruolo della regione all'interno dei piani di assetto idrogeologico è spiegato, è indicato dall'articolo 68 del codice dell'ambiente, del decreto legislativo 152/2006, dove appunto le regioni convocano una conferenza programmatica, quello che dovremmo noi fare adesso quest'anno nel giro di pochi mesi con l'Ivenza, perché la Regione Veneto ha già fatto la propria conferenza programmatica. E la Regione però è presente con dei propri rappresentanti all'interno del comitato tecnico dell'autorità di bacino, che è il comitato all'interno del quale vengono prese appunto tutte le decisioni tecniche relative ai PAI e ai piani stralcio della sicurezza idraulica. La Regione propone la mappatura appunto delle pericolosità idrauliche, geologiche e valanghive del PAI sulla base appunto della metodologia predisposta dall'autorità di bacino. Funge un po' da, chiamiamo così, un po' da braccio operativo, da interfaccia tra il territorio e lo Stato. Controlla e verifica il recepimento dei PAI e dei piani stralcio sicurezza idraulica all'interno dei piani regolatori. Verifica ovviamente la coerenza dei piani di settore regionali e sovracomunali con i PAI e i piani stralcio sicurezza idraulica. Avvia gli aggiornamenti dei PAI nel caso in cui appunto si devono fare delle modifiche, come ha fatto il comune di, in questo caso, il comune di Pordenone. E sui bacini regionali è praticamente l'autorità in questo momento unica responsabile dell'intero interamministrativo. Perché? Perché circa 2 anni fa c'era un'autorità di bacino regionale che è stata soppressa, per cui tutte le competenze che erano dell'autorità di bacino regionale sono passate, diciamo, alla regione. Per cui noi pochi mesi fa abbiamo fatto un progetto di PAI per i bacini regionali. I bacini regionali sono tutti i bacini scolanti, il bacino scolante sulla laguna di Marano Grado, tutto quello che si trova ad est del fiume Isonzo, quindi provincia, parte della provincia di Gorizia e tutta la provincia di Trieste, e il bacino dello Svizzera,
zona di Tarvisio, che fa parte del Danubio. Per cui la regione in realtà, per quanto riguarda i bacini regionali, sta un po' gestendo da sola tutta la cosa, però ovviamente il lavoro che è stato fatto da parte della regione è partito dalle tutte le conoscenze che aveva nel frattempo accumulato, no, la ex autorità di bacino regionale, che sono state per noi fondamentali e importanti, e ovviamente la metodologia e la normativa è la stessa normativa e metodologia applicata per i bacini nazionali, perché molti comuni della regione ricadono sia nei bacini nazionali che nei bacini regionali, quindi sarebbe stato assurdo avere delle normative differenti no? all'interno dello stesso comune per la parte ricadente nel bacino nazionale e per la parte ricadente nel bacino regionale. È chiaro che però nel giro di pochi anni tutte queste competenze dei bacini regionali passeranno all'autorità di bacino di Venezia, o meglio al distretto idrografico di Venezia, perché appunto nell'ottica di anche della direttiva alluvioni e di un unico, no, ente che gestisce questo tipo di cose, passerà, una volta concluso io penso il PAI, dei bacini regionali, passeranno queste competenze anche appunto a Venezia, all'autorità di distretto. Anche perché in fase di redazione una nuova legge sulla difesa del suolo che trasferirà queste cose qui allo Stato. Qui c'è un estratto di cartografia del progetto appunto, di variante di PAI, che quella volta lì, quando è stato appunto redatto, si era basato su un modello matematico. La piena di riferimento è stata appunto quella dei 100 anni. Potete vedere appunto le aree colorate con, indicano le diverse profondità dell'altezza della lama d'acqua. Ci muoviamo verso valle finché arriviamo verso il Veneto. Okay. Quali sono le principali criticità idrauliche del bacino dell'Ivenza? Sono appunto gli allagamenti che si presentano tra il fiume Meduna e il fiume Noncello, quindi le trasformazioni arginali del Meduna sia sulla destra che sulla sinistra idrografica, la trasformazione del sentirone, gli allagamenti della rete idrografica minore appunto che scarica sul Meduna e sull'Ivenza, e la possibilità di trasformazione arginale lungo i vari tratti arginati delle aste principali, nonché problemi diffusi relativi a sifonamenti, erosioni spondali e problemi di manutenzione ordinaria. Queste sono alcune immagini che immagino voi conoscete molto bene. Qui un estratto appunto del comune di Pordenone con la tavola 32 dell'autorità di bacino del PAI di Ivenza, con le modifiche già introdotte relative al PAI del comune di Pordenone, perché tutto l'iter di articolo 6 del nome di attuazione che portava la classificazione delle aree delle zone di attenzione ha appunto concluso su iter nel 2014. C'è stato un decreto del segretario del bacino che appunto ha accettato le proposte fatte appunto dal comune della regione, inserendo le nuove aree di pericolosità idraulica, cambiandole, no, in certi casi, all'interno del comune di Pordenone. Inutile dire che con il comune di Pordenone abbiamo avuto diversi incontri, è stato, diciamo, abbiamo lavorato molto, abbiamo lavorato bene, ci siamo trovati molto bene, perché Pordenone è un comune che ha, da questo punto di vista, molti problemi, perché sapete benissimo anche voi quali sono le problematiche appunto delle alluvioni, e si trova in un bacino idrografico che è quello di Ivenza, che all'interno della nostra regione fosse il più complicato di tutti, perché abbiamo un fiume che risorgiva che è l'Ivenza e due importanti tributari che sono il Celino e Meduna, che sono due torrenti, quindi hanno un comportamento completamente diverso, in più regolati da serbatoi che si trovano appunto nella zona montana, quindi molto complicato da questo punto di vista. Però è forse il fiume all'interno della nostra regione più studiato da sempre. E, per fare le nostre analisi col comune di Pordenone abbiamo ovviamente, ci siamo serviti oltre che delle risultanze modellistiche del passato, ma anche dei dati laser scan della Protezione Civile, che ci hanno permesso di costruire un modello tridimensionale del terreno
e quindi di evidenziare tutte le bassure, le depressioni e le morfologie all'interno del comune stesso. È possibile magari spiegare un attimo che magari si vede un po' meglio, ecco. Ovviamente ogni colore ha una sua classe delle altezze. I colori più chiari sono ovviamente le depressioni, il marrone scuro sono le quote più altimetriche. Non ho allegato una lesina delle quote, ma insomma è per dare un'idea, no, di come funziona l'altimetria in questa zona qui. Poi ci muoviamo un po' più a valle, siamo verso il centro, qui nella zona dell'interporto, e qui siamo nella parte di Valle d'Uncello, no? Dove abbiamo i vari rughi che scaricano nel Valle d'Uncello, nell'Uncello, pardon, scusate. E questa è una tavola che ci ha appunto girato il comune di Pordenone, che parla del potenziamento di queste tre idrovore su questi tre rughi in zona Valle d'Uncello e di un miglioramento della difesa arsenale della zona del depuratore verso il torrente Meduna, perché sapete che uno dei meccanismi di allagamento del comune di Pordenone appunto proviene dal torrente Meduna, il quale ha una certa pendenza, mentre il Uncello è praticamente una pendenza assai minore rispetto ad esso. E gli allagamenti, come sapete benissimo, del centro di Pordenone sono dovuti praticamente al rigurgito, no, causato dal Meduna, che quindi appunto va a riempire i volumi che ci sono sul Uncello. Questa è un'altra slide, un'altra diapositiva della parte più bassa, quando siamo per, diciamo, il Meduna sta per, il Uncello sta quasi per congiungersi con il Meduna. Ecco. Ho dato una breve descrizione del lavoro fatto. Ripeto, è stato un lavoro molto, per noi molto costruttivo, è durato parecchio perché ci sono stati numerosi approfondimenti che poi chi mi seguirà spiegherà in maniera dettagliata. Sono disponibile a eventuali spiegazioni, ragionamenti, è il motivo per cui sono venuto qui. Grazie.